Io ho intenzione di parlare dei rapporti fra industria culturale e ricerca storica, auspicando che l'industria culturale viva di ricerca storica, cioè si alimenti di ricerca storica e non invece di stereotipi come normalmente fa. Purtroppo ci sono iniziative anche lodevoli che però purtroppo si tengono del tutto staccate da ciò a cui la ricerca professionale perviene. Se si realizza questo, si potrebbe costruire non una divulgazione, che forse è una parola non simpatica, si può avere una considerazione positiva degli strumenti autonomi con cui cinema, fumetti, eccetera, ricorrono al passato in modo coloristico, però bisognerebbe attraverso questi strumenti di aggancio dell'attenzione far passare contenuti aggiornati che sono cambiatissimi tra la fine del Novecento e l'inizio del nuovo millennio rispetto a ciò che si continua a trasmettere in queste sedi di industria culturale. Sindaco di Torino, Chiara Appendino, dall'assessore alla cultura Francesca Leon. I lavori sono appena incominciati, quindi è presto per poter dire qualunque cosa, ma sembra di poter capire dal tipo di convegno che è stato organizzato che le intenzioni sono molto simili a quelle che sta sviluppando la città di valorizzazione del patrimonio culturale locale a partire dalle proprie anche radici e tradizioni. Il nostro contributo alla scuola di specializzazione del Politecnico di Torino, che io dirigo, abbiamo cercato di lavorare in questo senso, di studiare monumenti nel territorio e di partecipare e di favorire la partecipazione delle centri culturali, delle associazioni, della popolazione. Gli strumenti, quali sono gli strumenti? Da una parte la pittura, ecco, Castello di Varalta, in acquerello, e dall'altra parte la fotografia artistica. Cioè la fotografia che riproduce il monumento già di per sé riprodotto in un contesto medievalizzato. Vedete, D'Andrade insomma aveva iniziato questo processo con gli strumenti tecnici dell'epoca. E ogni epoca usa i suoi strumenti. I nostri strumenti oggi sono internet, sono il rendering, sono la digitalizzazione. La capacità comunicativa e la potenzialità strumentale di un rendering digitale ovviamente è comparabile.